Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo ultimo episodio di Pokémon Diamante Lucente, finale di serie. E fino a quando non usciranno ovviamente i DLC, se mai dovessero uscire per Shaymin e Darkrai e magari chissà anche Arceus, ma non lo diciamo troppo ad alta voce perché sennò Ilka non lo metterà mai. Perché comunque sia, Shaymin, nonostante l'abbiano tolto nella versione 1.1.3, dalla 1.1.2 in giù c'è al Giardin Fiorito con il glitch, si trova ancora lì. Mentre per Darkrai, se si usa la scheda Sochi, si può andare a prenderlo, nonostante non sia presente se non hai l'evento attivato. Boh, ma oggi gran finale con la lotta che ormai non è più segreta, ma così si chiama, contro Giratina, forma oscura. È un Giratina che si può provare a lottare, neanche a catturare, dopo aver però catturato i tre regi, Regigigas, e aver affrontato almeno una volta Giratina alla grotta Ritorno. È così che si sblocca l'ultima piastra al Parco Rosa Rugosa e anche quindi la sua stanza. La lotta è a livello 100 e io l'ho affrontato con Torterra solamente e l'ho battuto con Torterra. È stata una lotta anticlimatica da far schifo. Non mi è piaciuta per niente. Nel senso, è figo avere una lotta extra, una lotta segreta contro un Giratina oscuro a livello 100 nella stanza distorta. Sai, no? Mondo distorto, stanza distorta, vabbè. Però quando vai con un Torterra a livello 80, Parassi Seme e Giga Assorbimento e lo mandi giù, non è proprio il massimo della vita, eh? Non c'è molto altro da dire. Parassi Seme e Giga Assorbimento. O il mio Torterra è sgravato, o la lotta non era nulla di che. Anche se ho visto delle varianti interessanti, come ad esempio Ditto che prova ad usare trasformazione su quel Giratina ed effettivamente si trasforma in Giratina forma origine. E la cosa carina è che si può avere Giratina forma origine una volta dopo aver sconfitto questo Giratina, appunto. Mentre cercate di uscire dalla stanza che si è capovolta e i cui comandi sono invertiti, troverete la Grigiosfera, che permette di trasformare Giratina forma distorta in Giratina forma origine. Sì, perché la forma alterata è quella con i piedini, mentre quella serpente è la forma origine. Sì, perché Adamo ed Eva, il serpente, Giratina, 666, la bestia, Satana, antimateria e tutta la compagnia bella. Questo è quanto, Pokémon Diamante Lucente termina qui. Sono comunque contento di aver riaffrontato questa avventura di Diamante e Perla. È stata più emozionante di quanto mi aspettassi. Soprattutto per le piccole aggiunte, credo. Nonostante avessi rigiocato Platino 2 anni prima di questo remake, se non sbaglio, è stato comunque bello rivederlo, ma sì, anche nella nuova veste grafica, perché no? Non è tanto importante la grafica, ma ehi, qui fa la sua porca figura. Ilka ha fatto un bel lavoro, tranne per il fatto che comunque c'è stata una speedrun per trovare glitch, e non hanno mai veramente patchato i glitch del menu, li hanno solo spostati e resi più difficili da attuare, ma i glitcher fanno azioni che non penseremmo mai e trovano ovviamente la fregatura. Ad ogni modo, io vi ringrazio per aver seguito questo video, in descrizione il link per Instagram e Telegram, e noi ci vediamo ovviamente alla prossima. Bye bye.